quarto in quarto il mercoledì di agosto. Ho finalmente abbandonato questo posto. Dopo 30 anni carcerato alla Sinara, che vuoi che siano poche ore in una bara. In una bara, in fondo non si scappa di mano, non si conosce, potesse accontentare in questo io modestamente. Sono sempre stato un grande, perché per vivere a me non serve niente, solo aria. Soltanto aria. L'avevo detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale. Come se questo mi potesse scoraggiare, poi col tempo che hanno visto consumarmi poco a poco, perso i figli, perso i denti. Somiglio a un topo rosicchiato, tutti gli atti miei di vita regalati e coltivati per i miei dolcissimi progetti, campati in aria, nell'aria. E gli altri sempre a protestare, a predicare quanto il sordo, e a cui dicevano schifati, tu sei virgolamente morto, te la tocca sempre solamente a farti respirare. Io pensavo, non esiste il trucco, inspirare, espirare, inspirare, espirare. Questo posso fare, proprio sono fortunato, sento l'umido del mare, io la morte la conosco, e se non mi ha battuto ancora, perché io, da una vita, io solo per un'ora, da respiro lento, aspetto il vento, il mio momento arriverà.